È basato su un dramma di 2500 anni fa, Le supplici di Eschilo, il racconto teatrale portato in scena per l'apertura della stagione dei teatri antichi uniti all'anfiteatro di Urbisaglia. Supplici a Portopalo, dalla tragedia di Eschilo alle parole dei rifugiati, interpretato da un coinvolgente Vincenzo Pirrotta e da Gabriele Vacis, che ha firmato anche la regia, intreccia la storia di Eschilo che ci narra di uno sbarco di un gruppo di migranti in fuga dal proprio paese, l'Egitto, giunti a chiedere asilo in Grecia, re della città, alle vicende odierne del Mediterraneo e precisamente di una storia del 1996, quando a Portopalo, in Sicilia, morirono 283 migranti in mare. Loro non riuscirono a sbarcare, ma come i supplici di allora fuggivano dalla guerra, dalla fame, dalla carestia. In assemblea tra i cittadini riuniti c'era chi affermava che era troppo pericoloso accoglierci, troppi rischi per la città. C'era chi invece, invocando il sacro diritto di asilo, sosteneva che era giusto accoglierci. Intervenne allora Pericle. Ricordiamoci, miei cittadini, la potenza dell'ira di Dio. Quell'ira non va alimentata. La vita di questi stranieri, nostri fratelli, è nelle nostre mani. Se non onoriamo il diritto dei supplici, una contaminazione insieme straniera e intestina insorgerà nella città e incomberà su di noi un'inarrestabile caterva di dolori. Cittadini, è ora nostro dovere e nostro diritto giudicare su questa causa. Date il vostro voto, poi conteremo bene i favorevoli e i contrari. La messa in scena è stata un'occasione di riflessione collettiva, condivisa con gli oltre 50 migranti accolti nelle strutture pubbliche e alcune private della provincia di Macerata, ospiti all'Anfiteatro Romano, dove era presente anche Francesco Micheli, direttore artistico dello Sferisterio, che ha voluto dedicare la stagione lirica maceratese di quest'anno al Mediterraneo. Soddisfatti della scelta il sindaco di Urbisaglia e l'assessore alla cultura, quest'ultima ci ha raccontato di come proseguirà la stagione all'anfiteatro. Quest'anno siamo arrivati alla 27ª edizione, quindi cominciamo oggi e come sempre abbiamo voluto coniugare non solo appunto gli spettacoli ma anche diciamo, la parte culturale, la parte turistica e la parte diciamo, anche gastronomica. Siamo partiti nel pomeriggio con appunto, la spiegazione dell'opera, successivamente alla spiegazione dell'opera poi abbiamo fatto una visita al Parco Archeologico, come dicevo quindi una cena, ecco, una piccola esperienza gastronomica per chi ci viene a trovare, quindi non solo dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista appunto, turistico. Dopo questo appuntamento ce ne saranno altri due ad animare questo bellissimo anfiteatro. Sì, esattamente, il 21 luglio verrà messo in scena un concerto di musica sinfonica guidato dal maestro Giuseppe Lupis. A seguire il giorno 27 luglio invece avremo la possibilità di conoscere la Teresa Mannino, una attrice di grande fama soprattutto televisiva, che metterà in scena invece Le sirene, Scille e Cariddi. Quindi termineremo il 4 agosto con un'opera importante anche questa, forse la più conosciuta dal pubblico, il Miles Gloriosus, con attori anche questi di grande fama come Ettore Bassi e Corrado Tedeschi. Il racconto narrato mette in scena la difficile decisione della città di fronte alla richiesta di asilo di chi fugge e si conclude con la decisione dell'intera città greca di accogliere gli esuli come stranieri e insieme nuovi cittadini in nome dei diritti sacri dell'ospitalità. Oggi come allora non bastano carità e pietà, anche se sono indispensabili. Solo la dimensione politica, insegna già Eschilo 2500 anni fa, può affrontare e risolvere positivamente nel segno del bene comune la difficoltà di migranti e cittadini, si legge nelle note di regia. L'asilo è concesso ai supplici, sono nostri concittadini, disse Pericle.